Ragazzi, allora, mi dico che cosa ne penso anche sul tema della Juventus e di tutto di questo schifo che hanno creato, anche sulla manovra stipendiale permanente che hanno fatto sempre contro la Juventus. Ok, quindi io dico la mia, perché in campo stasera c'è la nostra amata squadra che giocherà contro l'Empoli, e quindi stasera è fondamentale vincere. Ok, però il motivo è un altro. Siccome Giuseppe Pechine, quello della federazione, aveva chiesto 9 punti di penalizzazione, che invece saranno 15 punti, quindi meno 12, meno 11, e qui io ho fatto, quindi sono 11 punti di penalità alla squadra bianconera, che si sta creando tutto di questo marcio e campionato schifoso anche. Quindi bisogna ricorrere subito al TAR, perché se no fanno un danno incredibile così qua, che sputano anche merda sulla Juve, e questo non mi sta bene. Ok, quindi questa è la prima cosa fondamentale. Ok, poi la seconda cosa fondamentale è che la Juventus va sempre incolpata, perché non è vero che la Juve ha fatto plusvalenze, però le altre squadre hanno fatto plusvalenze. Ok. Quindi questo è tutto, ragazzi, perché questi non stanno bene con la testa. Allora, perché si sta creando questo campionato schifoso, stramaleducato? Mi dico che cosa ne penso anche su di questa cosa, anche su Napoli campione d'Italia e tutto. Però, avete visto che è successo con i Denin, eh? Quella squadra di Denin hanno chiesto la carta di Osimhen e nessuno ne parla. Come mai? Come mai che non avete parlato di questo sulla carta di Osimhen? Perché pure voi dovete essere penalizzati invece di essere campioni. Non è vero che tu hai messo in bacheca questo scudetto, non è scritto, quindi quella è la vostra storia che non avete vinto. Lo so, fa male vincere così, fa male, lo so, io abbiamo sbagliato, ok, lo so, io abbiamo pagato contro di voi, cari interisti, contro di voi, più i napoletani, che hanno vinto lo scudetto dal New York Mets e un Miss. Perché non dice questo fatto, caro interista? Quindi questo è tutto, ok? Quindi mi raccomando, e ci vediamo stasera per il post partita di Empoli e Juve, ok? Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e stimo anche Monando, quindi iscrivetevi in massa anche per stasera, like e commenti, ok?
Quindi ho solo questo da dire. Per la partita di stasera c'è il video, quindi mi raccomando e non mancate a post partita, quindi mi raccomando e sempre fino alla fine. Però ricordate una cosa, cari napoletani. Care napoletane, che se come io sono io mentine, tu da vincere manca una partita che io, sin mamma, che io sono una poeta, e capì? Mo' ha vinto contro l'Inter e mo' paghi, capito? Che se come l'Inter deve vincere a San Siro contro l'Atalanta, sta prima che a Fiorentina, poi l'Atalanta o sabato, può tenere quella squadra all'ultima del campionato e noi stiamo contro prima l'Empoli. Poi Milan e l'Udinese nell'ultima giornata, ok? Quindi solo questo. Napolita ha vinto, che me ne frega a me. Tanta disperazione per te è finita, mo. A me. Tu me la dici a me, che sono disperato. Ok? Non mi prendo rabbia con voi e vi giuro che io mi critico oggi, ok? Quindi fatemi un esame di coscienza e guardate questo cerminetto, che non state bene. Ve lo posso assicurare, cari napoletani, ok? Quindi sempre testata e tutti uniti stasera. Mi raccomando. E c'è un di Mangop, carina poeta, così tamperpo. Quindi mo ha finito da Lange. Non mi chi non mince. Ma questo è finito e andate in pace. Ciao. Ah, e mi ricordo che dovete fare un'altra cosa. Se non avete vinto lo scudetto è per merito vostro, quindi iscrivetevi pure voi, cari napoletani e interisti, i milanisti che hanno vinto e l'Atalanta ha vinto pure, ok? Anzi no, ha pareggiato l'Atalanta, quindi i cari atalantini per come hanno dato dello zingaro a Manaumic, ce ne sono qua sulla bocca. Quindi iscrizione per voi, cari atalantini. Quindi mi raccomando che mi mancano anche 250 iscritti. Cavoli a Rua a 240. Muovitevi.